Vediamo adesso che succede se invece la misura del volume la prendiamo, anziché con l'incertezza di un millilitro, con l'incertezza di mezzo millilitro. Utilizziamo direttamente il file Excel per far prima. L'errore relativo sul volume diventa più piccolo, diventa la metà di prima, perché non sbaglio più di un millilitro su 100, ma soltanto di mezzo millilitro su 100. Di conseguenza, la somma dei due errori relativi mi dà un errore relativo di densità che è più piccolo e anche l'errore assoluto sulla densità è più piccolo. L'errore assoluto non è più 0,011, ma 0,006. Questo comporta che l'intervallo di misura va da 0,984 a 0,996 e il valore atteso stavolta non rientra più nell'intervallo sperimentale della misura. Quindi adesso il valore atteso non è più compatibile con l'intervallo di misura sperimentale, cioè con la nostra misura.